Ciao, benvenuto a questa pratica. Cominciamo Tadasana con i palmi uniti davanti al cuore, la schiena dritta, le spalle rilassate. Trovi il respiro, un respiro lungo e profondo. E ora inspira, apri le braccia, palmi uniti sopra la testa, espira, scendi, poggia le mani, se hai bisogno pieghi le ginocchia, stendi la colonna, guarda avanti, inspira, espira, rilassa e piede sinistro un grande passo indietro, apri il petto, inspira, poggia le mani, vieni plank, chaturanga, cane a testa in su, inspira, cane a testa in giù, espira. Mani qui e poi porta il piede sinistro avanti, poggia il ginocchio destro, apri il petto, inspira, espira, piedi uniti, stendi la colonna, Ardha Uttanasana, inspira, rilassa Uttanasana e risali, palmi uniti sopra la testa e scendi palmi uniti al cuore. Di nuovo, inspira, sali, allungati, espira, scendi, Uttanasana, poggia le mani, estendi Ardha Uttanasana, schiena dritta, rilassa e piede destro un passo indietro, apri il petto, poggia il ginocchio e poi plank, chaturanga, inspira, cane a testa in su, espira, cane a testa in giù, rimani. Spingi il petto alle ginocchia, spingi i fianchi verso l'alto, porta avanti il piede destro, apri il petto, inspira, torna Uttanasana, espira, stendi, inspira. Rilassa e risali, inspira palmi uniti sopra la testa e espira torna al cuore. Apri le gambe e i piedi escono dal materassino, i talloni toccano il materassino, punte verso l'esterno, ti siedi in un profondo squat, vieni malasana, palmi uniti davanti al cuore, i gomiti spingono le ginocchia verso l'esterno e torna tadasana. Senti che il movimento parte dai fianchi, dai glutei, ti siedi, profondo squat, il peso va indietro e poi stendi, glutei attivi, schiena dritta, torna e piega, profondo squat, petto aperto, schiena dritta e stendi le gambe. E ancora, vieni malasana, profondo squat. E rimani, il bacino spinge verso il basso, i gomiti spingono le ginocchia verso l'esterno e sali col bacino verso l'alto senza stendere le gambe del tutto e torna, stendi e torna, su il bacino, addome attivo, glutei attivi, torna e sali, torna, tieni duro ancora, sali, inspira, se hai bisogno, espira dalla bocca e sali e torna malasana, poggia le mani, vieni plank, scendi chaturanga e cane a testa in su e cane a testa in giù. Respira, rimani, se vuoi simuli una camminata sul posto. E cammina con le mani fino ai piedi e poi lentamente srotolando vieni Tadasana. Schiena dritta, palmi uniti al cuore. Ora piedi uniti, sale il ginocchio destro, un grande passo avanti, un passo indietro col piede sinistro in modo che se pieghi il ginocchio destro è in linea con la caviglia, quindi squat. E vieni avanti con la gamba sinistra, dai un calcio, stendi e torna squat, palmi uniti al cuore. Stendi la gamba destra, stendi la gamba sinistra, calcio avanti, torna squat. Inspira, espira, piega. Inspira, e piega. Squat. Mi raccomando, ginocchio destro in linea con la caviglia destra, non più avanti.
Stendi. Movimento è controllato, addome attivo, schiena dritta e calcio avanti, piedi a martello. Squat. E calcio. E piega. E ancora stendi e piega, palmi uniti davanti al cuore. Rimani. Poggia le mani a terra. Vieni, cane a testa in giù. Rimani. Se vuoi simuli una camminata. E cammina con le mani fino ai piedi. Srotolando risali. Di nuovo Tadasana. Palmi uniti davanti al cuore. Sale il ginocchio sinistro e un grande passo avanti. Un po' indietro il piede destro. Piega il ginocchio sinistro e sarai in linea con la caviglia. E stendi la gamba destra. E piega. Palmi uniti davanti al cuore. Sempre schiena dritta, petto aperto. Piega. Inspira e espira. Piega. Inspira e stendi. E un profondo squat. Piega bene. Il ginocchio destro si piega ma non tocca il pavimento. Stendi e piega. E calcio avanti. Tieni duro. E stendi. Calcio avanti, piega. Rimani. Poggia le mani. Cane a testa in giù. Respira. Poggia le ginocchia, vieni quadrupedia. Inspira, mucca, apri il petto. Espira, curva la colonna dentro l'ombelico. E apri il petto. Inspira, spingi il coccige verso l'alto. Espira, curva la colonna. Ancora, apri, inspira. Espira, curva. Ok, ora quadrupedia, schiena dritta, nascondi la coda, retroversione del bacino, stendi la gamba destra e molleggia. Gamba tesa, molleggia, molleggia, dentro l'ombelico, posizione neutra, con la retroversione del bacino, torna. Stendi la gamba sinistra e molleggia. La testa guarda il pavimento, segue la linea della colonna, molleggia, molleggia, molleggia. Non salire troppo col fianco sinistro, sempre parallelo al pavimento, torna. Stendi la gamba destra, di nuovo, molleggia. Gluteo attivo, addome attivo. Spingi indietro le spalle. Piccoli, piccoli molleggi, gamba tesa, torna. Stendi la gamba sinistra, molleggia e mi raccomando, fianco destro in linea col ginocchio destro. Non collassare lateralmente. Respira, molleggia. E torna, poggia le ginocchia, siediti sui talloni. Poggia la fronte, cammina avanti con le mani, bambino. In allungamento. Torna, respiro. Ok, e sali. Vieni seduto sul materassino. Abbraccia le ginocchia e srotola a terra. Poggia bene la schiena, le braccia, piega le ginocchia, aperta quanto i fianchi. Inspira, espira, sale il bacino. Glutei attivi, addome attivo e torna. Inspira, espira, una vertebra alla volta sali e torna. Piedi ben radicati, inspira, espira, sali e torna. Inspira, espira, sali e torna. E sale il bacino, glutei attivi, addome attivo, piega il ginocchio destro, lo porti al petto, poggia il piede, ginocchio al petto, torna piede a terra. E continua. Glutei attivi, addome attivo, ginocchio al petto, torna. Il corpo, il bacino, controllato.
gamba sinistra. Ginocchio al petto, poggia. Ginocchio al petto, poggia. E ginocchio al petto, poggia. Ancora, poggia. E ancora. Torna, rimani nel ponte e srotolando, schiena a terra. Poggi la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, spingi avanti il ginocchio destro, inspira, espira, sale il bacino. Immagina di avere un bastone sui fianchi, quindi non far cadere il bastone mentre molleggi. Piccoli piccoli molleggi, addome attivo, glutei attivi. E torna. Cambio. Caviglia sinistra sopra il ginocchio destro, spingi avanti il ginocchio sinistro, sale il bacino con i fianchi allineati e molleggia. Molleggia, 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 ricordati, immagina di avere un bastone sui fianchi, che non puoi farlo cadere. Respira. Ancora molleggia. E torna, schiena a terra, ginocchia al petto. Respira. Se vuoi, ti dondoli da un lato all'altro. E lentamente ti sposti sul fianco sinistro. Stendi il braccio sinistro, poggi la testa sopra, la mano destra avanti ti dà stabilità, gambe tese, sale la gamba destra e con la punta del piede verso il basso torna. Stendi, stendi bene, apri e chiudi. Fianchi sono allineati. E su e giù, continua. Stringi i glutei mentre esegui l'esercizio. Ora sale la gamba destra e fai dei cerchi avanti con la punta del piede. Grandi o più piccoli, senza perdere l'equilibrio e la postura, e cerchi indietro. Dei mezzi cerchi. E ora piedi a martello, porta il ginocchio destro in avanti verso l'alto e piega e stendi. E piega, stendi, piega, stendi, piega, stendi, piega, stendi e piega, stendi ancora e torna. Cambio lato. Sale la gamba sinistra col piede rivolto verso il basso. Stendi bene la gamba, su e giù, stringi i glutei, addome attivo dentro l'ombelico. La mano avanti ti dà stabilità, respira. E punta i piedi e piccoli o grandi cerchi avanti. Disegni dei cerchi, dei mezzi cerchi prima e in avanti. Non perdere la postura e il controllo. E cerchi indietro. Sempre addome attivo, glutei attivi. Stringi i glutei dentro l'ombelico. Respira. Ok, e ora sale la gamba sinistra. Piega il ginocchio senza perdere la postura. Il controllo, il movimento parte dal tuo centro. Piega, stendi, piega, stendi. E piega, stendi. E vieni sulla schiena, abbraccia le ginocchia, ti dondoli da un lato all'altro, ritrovi il respiro. Porti il ginocchio destro alla spalla, rilassa la gamba sinistra a terra. Abbassa il mento se stai sforzando la zona della cervicale. Continua a portare il ginocchio destro verso la spalla destra. E ora prendi il ginocchio destro con la mano sinistra, lo porti giù lateralmente, twist. Apri il braccio destro, guarda la mano. Poggia bene la spalla, rimani, respira. Torna,
Piega il ginocchio sinistro, lo porti alla spalla. Rilassi la gamba destra a terra. Il fianco destro a terra. E twist con la mano destra, porti il ginocchio sinistro lateralmente verso il basso. Guarda la mano sinistra, appoggia la spalla sinistra, respira. E torna. Piega le ginocchia. Muovi le gambe, le sciogli un pochino prima di rilassarle a terra per Shavasana. Abbandoni completamente il corpo. Le braccia lungo il corpo con i palmi verso l'alto, le gambe rilassate. Rilassa il respiro. Ti regali qualche istante di rilassamento profondo. Prima di tornare alla tua giornata, abbandona, rilassa ancora qualche secondo. Inizia a muovere le dita delle mani, dei piedi, ruota i polsi, le caviglie. Piega le ginocchia. Ti giri lentamente su un fianco. E ti prepari a tornare. Seduto, gambe incrociate, Sukhasana. Schiena dritta. Apri le braccia, inspira. E palmi uniti, espira. Namaste.